Nelle ultime settimane ho riflettuto molto sul messaggio che voglio trasmettere con i miei video e su quale sia il modo migliore per trasmetterlo. Il mio è un canale sulla vita all'aria aperta in tutte le sue forme e quello che mi piacerebbe trasmettervi con le mie esperienze, al di là degli aspetti tecnici legati al bushcraft e alla sopravvivenza, è la ricerca del benessere e della pace interiore attraverso il contatto con la natura e il godersi la vita in modo semplice e sano. Ecco, oggi voglio fare un video un po' diverso, un video che forse non vi aspettavate, ma che per me è molto importante perché è funzionale al messaggio che voglio mandare. Non so voi, ma io ho in programma di campare ancora a lungo e di mantenermi in buona salute e in buona forma fisica per poter continuare a fare quello che mi piace per tutta la vita. Da anni faccio ricerche e mi documento per capire quali siano le migliori abitudini per condurre uno stile di vita sano e ho individuato alcuni capisaldi. Oggi ve ne descrivo tre che personalmente mi stanno aiutando molto e spero che questa chiacchierata possa esservi utile, possa darvi degli spunti interessanti su cui lavorare. State con me se vi va e seguitemi in questo voiceover. Dunque, il primo punto è abbastanza scontato, lo vedete in ogni mio video. Per mantenere una buona salute e una buona forma fisica per sempre bisogna fare del movimento. Non importa che tipo di movimento scegliate di fare, semplicemente muovetevi il più possibile e cercate di farlo all'aperto. A me ad esempio piace fare lunghe camminate ed è incredibile il numero di benefici che già questa semplice attività può portare. Camminare consente di mettere il nostro corpo in movimento e di iniziare a bruciare qualche caloria. Agevola il recupero muscolare dopo un allenamento e aiuta a potenziare i muscoli e le articolazioni delle gambe. Camminare all'aperto, godersi il sole, respirare i profumi del bosco, ascoltare il rumore delle onde del mare, ha effetti molto positivi sul nostro umore, riduce il livello di stress e quindi migliora il benessere della nostra mente. Altra cosa che mi piace veramente un sacco è allenarmi a corpo libero sfruttando il peso del mio corpo, il terreno e la gravità. Va benissimo per chi come me vuole starsene per conto suo e rimanere fuori dagli ambienti frenetici e a volte tossici delle palestre e ovviamente è gratis. Mi alleno 2 o 3 volte a settimana inserendo esercizi di tirata, di spinta, per le gambe e per l'addome. Non mi interessa l'ipertrofia, ma semplicemente migliorare i miei livelli di forza, avere un maggior controllo del mio corpo e in generale mantenere una forma fisica che mi consenta di praticare agevolmente le attività che mi piacciono, che sia spaccare la legna quando vado a fare i campi, che sia il trasporto di uno zaino pesante e via dicendo. Ultimamente ho scoperto il rope flow, un particolare allenamento con la corda che mi sta piacendo tantissimo. È una bomba per la mobilità e la coordinazione, lo trovo ideale come riscaldamento prima di un workout o semplicemente come attività meditativa. Seconda abitudine che voglio segnalarvi per rimanere in forma e in salute è quella di mangiare sano. Il nostro corpo è letteralmente composto da quello che ci mettiamo dentro, quindi se si vuole un fisico di qualità bisogna introdurre cibo di qualità. Per me mangiare sano significa evitare tutti quei cibi elaborati in modo da esaltarne il gusto e da allungarne la conservazione. Cibi ricchi di grassi industriali, cibi pieni di zucchero, bibite gassate e bevande alcoliche. È chiaro che consumare questa roba ogni tanto non fa male, quello che fa male è consumarla con regolarità. Ci sono dei periodi in cui non riesco a mangiare e ad allenarmi come vorrei perché vado di fretta, ho poco tempo, ma per la maggior parte dell'anno cerco di rigare dritto. Qui c'è una mia spesa tipica: frutta e verdura, possibilmente di stagione, in base a quello che trovo, pasta e riso integrali, legumi, formaggi magri tipo fiocchi di latte e ricotta, yogurt magro, uova, frutta secca, tofu, seitan e cioccolato fondente. Quando la gente vede quello che mangio, spesso mi dice: mamma mia che tristezza, ma sei a dieta? E io rispondo: no, in realtà non sono a dieta, semplicemente evito schifezze, anche perché in caso contrario il mio corpo me la fa pagare. Se io mi bevo un bicchiere di Coca-Cola ho la pancia gonfia per ore e capace che ho anche difficoltà a dormire, perché non bevendo caffè sono abbastanza sensibile alla caffeina. Se poi ci mischio dolci, patatine, roba di questo tipo, lo stomaco mi dice: zio, dopo fammi i conti. Terzo punto fondamentale per salute e forma fisica: il sonno. Bisogna dormire. La rete è piena di quei video motivazionali dove ti dicono che per avere successo nella vita devi dormire 3 ore a notte. Mica vorrei passare un terzo della tua vita dormendo. Tutte cavolate. È come dire: mica vorrei buttare del tempo per respirare o per andare in bagno. Dormendo il cervello si ricarica e il corpo recupera le energie in seguito ad uno sforzo fisico. Quindi per stare bene è necessario accumulare diverse ore di sonno, orientativamente tra le 7 e le 9. Ci sarebbe da parlare anche di qualità del sonno, ma è un discorso troppo approfondito che
esula dagli scopi di questo video. Io purtroppo non ho il potere di influenzare la vita di ciascuno di voi e di togliervi i problemi in modo che possiate dormire tranquilli. Mi limito semplicemente a farvi notare che alcune situazioni stressanti non sono evitabili o sono difficilmente evitabili, altri invece lo sono benissimo. Per esperienza posso dirvi che spesso molti problemi si risolvono semplicemente smettendo di frequentare certi ambienti o smettendo di frequentare certe persone. Al di là delle preoccupazioni più o meno accentuate che ciascuno di noi può avere, io personalmente per dormire bene faccio le seguenti cose. Evito caffè o bevande energetiche, evito di mangiare troppo o troppo tardi la sera, evito di consumare alcolici. Se sono disturbato da rumori, avendo il sonno molto leggero, utilizzo tappi per le orecchie. Evito di mettermi a lavorare al PC o guardare i social prima di andare a letto, piuttosto faccio dello stretching per eliminare eventuali tensioni accumulate durante la giornata e leggo un libro. Ragazzi, lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere quali sono le vostre abitudini per restare in salute e in forma e che cosa eventualmente aggiungereste al mio discorso. Fatemi anche sapere se questa tipologia di video vi piace e se avete suggerimenti o consigli. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.